La scienza politica di Hobbes è incentrata nel creare una comunità ordinata e pacifica. Ciò è reso possibile solo con la formazione di uno Stato assolutista. Hobbes vede la politica come una scienza matematica, per questo, partendo da pochi postulati intorno alla natura umana, ne deduce tutto il sistema delle conoscenze politiche. Tali postulati vengono detti certissimi e sono la bramosia naturale e la ragione naturale. La bramosia naturale ci dice che ogni uomo è principalmente egoista e pretende di godere da solo dei beni comuni. Nega inoltre ciò che diceva Aristotele, ossia che l'uomo fosse un animale politico. Ci dice che l'uomo non è spinto verso un altro uomo da un sentimento di benevolenza e amore, ma dal bisogno e dal timore. Cause di questo timore sono l'uguaglianza di natura tra gli uomini e la volontà naturale di danneggiarsi a vicenda. La ragione naturale è un istinto naturale insopprimibile, per il quale ognuno tende a fuggire dalla morte violenta come il peggiore dei mali naturali. E per evitare la morte, e quindi il timore per il prossimo, che le grandi e durature società hanno avuto origine. Ciascuno è portato a desiderare ciò che per lui è bene e a fuggire ciò che per lui è male, e soprattutto a fuggire il maggiore di tutti i mali naturali, che è la morte. La bramosia naturale e la ragione naturale, quindi, sono alla base dello stato di natura. Lo stato di natura è comandato dal diritto di tutti su tutto. E questo fa sì che si installi uno stato di guerra incessante di tutti contro tutti. In questo stato non vi sono leggi, non c'è quindi la distinzione tra giusto e sbagliato, tra bene e male. Ogni uomo risulta lupo per un altro uomo. La guerra universale di tutti contro tutti non si può però realizzare, poiché porterebbe alla distruzione e alla scomparsa del genere umano. Il solo pensiero della probabile guerra renderebbe incapace l'uomo di vivere. L'unico aiuto a disposizione dell'uomo è la ragione. È la ragione umana, infatti, che suggerisce il principio generale che funge da fondamento della legge naturale. La legge di natura è una regola che vieta all'uomo di fare ciò che è lesivo per la sua vita. Disciplina dunque l'uomo. Si tratta di una tecnica di autoconservazione. Vi sono tre norme fondamentali. La prima ci dice che bisogna cercare e conseguire la pace. La seconda ci dice che bisogna rinunciare al diritto di tutti su tutti, che equivarrebbe al precetto evangelico del non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. E infine stringere patti con i quali si rinuncia al diritto originario e lo si pone in mano di altri. Terza e ultima norma ci dice che bisogna osservare i patti. Il passaggio dallo stato di natura allo stato civile consiste nella stipulazione di un patto che certifichi la rinuncia del diritto illimitato dello stato di natura e il trasferimento in mano di altri. Solo quando vi è una sottomissione completa di ciascun individuo a un'assemblea o a una persona, lo Stato può esistere e mantenere la pace. Colui che la presenta allo Stato, o società civile, o persona civile, è il sovrano o Leviatano. Il sovrano è il Dio mortale al quale si deve la pace e la difesa. Esso riunisce a sé ogni forza o potere. Come dice il filosofo nel Leviatano, questa è l'origine del grande Leviatano, o per usare maggior rispetto, di quel Dio mortale, al quale, dopo il Dio immortale, dobbiamo pace e difesa, giacché, per l'autorità conferitagli da ogni singolo uomo della comunità, ha tanta forza e potere che può disciplinare, col terrore, la volontà di tutti in vista della pace interna e dell'aiuto scambievole contro i nemici esterni. Lo stato di Hobbes è uno stato assolutista. E ha come caratteri sei punti principali, che sono l'irreversibilità e l'unilateralità del patto fondamentale, che ci dice che il patto non può essere sciolto e che il diritto dello Stato nasce dai patti dei sudditi tra loro, non da un patto tra i sudditi e lo Stato, che potrebbe essere evocato da parte dei primi. Poi ci dice che il giudizio sul bene e sul male è appartenente allo Stato. Quindi, i sudditi non possono arbitrariamente decidere cosa è giusto e cosa è sbagliato. Ci dice che l'autorità civile ed ecclesiastica è in mano allo Stato e quindi lo Stato è a capo della Chiesa. Vi è inoltre un'obbedienza assoluta al sovrano, anche quando gli ordini imposti possono sembrare ingiusti o peccaminosi. Vi è una negazione del tirannicidio e infine il potere sovrano è indivisibile. Non può essere infatti distribuito tra poteri diversi che si limitino a vicenda, perché se i poteri divisi agissero d'accordo, la libertà del cittadino ne soffrirebbe, e se fossero disaccordi, si arriverebbe presto alla guerra civile. Inoltre, lo Stato non deve sottomettersi alle proprie leggi, perché non ha fatto nessun patto con i cittadini. Ha però dei limiti per quanto riguarda il potere statale, non può infatti obbligare nessuno ad andare contro se stesso, non può comandare di uccidere o ferire se stesso o una persona cara. I sudditi sono liberi solo per quanto concerne ciò che non è prescritto dalle leggi.
Questa era la politica di Hobbes.